Siamo sulla pista più bella del mondo, la pista che ha visto tantissime vittorie di questa motocicletta, magari perché è guidata da Valentino Rossi. Questa è una parente di quella guidata da Valentino Rossi, è la massima espressione nelle medie cilindrate di casa Yamaha, si chiama... È la stella del segno del diapason, è la nuova R6, fantastica. Allora, qui abbiamo... l'artefice della vera storia di questo modello, il pilota che l'ha portata al debutto esattamente 10 anni fa nel mondiale, il pilota che l'ha portata alla vittoria in Germania, esattamente nella pista del Nürburgring, una pista storica. E poi sono andati avanti con Teuchert, Kellner, ma insomma la storia ce la devi raccontare te, perché la Yamaha si è affidata a Pier Giorgio Bontempi per portare al debutto la sua creatura R6. La presentazione fatta da Scott Russell in una scenografia, usciva fuori questa moto da una nuvola di fumo e già si riconosceva dalle linee l'aggressività della moto. L'R6 debuttò nel 99 nel Mondiale Supersport, nella pista in Sudafrica, nello specifico a Kyalami, e già da lì si vide subito quale fu la competitività di questa categoria di motocicletta, per poi arrivare fino ai nostri giorni. Quindi la Yamaha, molteplici vittorie in tutto il campionato Supersport, per poi presentare questo modello strepitoso, la nuova R6. Una Yamaha bianca e rossa dentro il box del Mugello evoca forti emozioni, riporta alla memoria le immagini delle prime moto, le prime apparizioni di Kenny Roberts, Luca Cadalora e poi la serie R con l'R7, la 1 e la R6. Ma questa è veramente la massima espressione della casa di Ivata. È il momento di analizzarla prima di portarla dentro la pista del Mugello. Essere freddi e distaccati di fronte ad una moto come questa non è sempre facile, ma noi ora cercheremo di farlo. Per Giorgio iniziamo l'analisi dell'ultimissima versione della mostruosa R6. Una moto direi fantastica. Qui l'alta ingegneria Yamaha si è fatta veramente sentire. L'hanno ottimizzata in tutti i particolari, dalla ciclistica, dalle sospensioni, ma soprattutto nel motore. Hanno trovato degli accorgimenti ottimi, perché hanno ridotto al minimo gli attriti su tutti i componenti già esistenti e quindi migliore qualità e migliore la prestazione. Questa è una delle poche moto al mondo e una delle prime il cui limitatore è posto sopra i 16.000 giri. Era una cosa impensabile fino a pochissimo tempo fa. È un limite che poi ha creato grandissime discussioni intorno a questo modello e alle sue reali capacità di arrivare a 16.000 giri, che però hanno fatto epoca. È veramente una moto tesa al futuro con tutta la tecnologia di casa Yamaha, e la Yamaha è notoriamente una delle case più coraggiose, la prima col monocross, la prima con il telaio Delta Box, la valvola X-Up, insomma tantissime soluzioni che ha voluto portare subito dalle corse ai modelli di serie. Questa è proprio una moto da corsa con la quale si può andare a spasso.
Pier Giorgio Bontempi, giudizio sul modello 10 anni dopo che tu hai portato alla vittoria in Germania. Qui sicuramente Yamaha non ha compromessi, una moto ipersportiva che nasce dalla pista. Ci si rende conto soltanto a salirci sopra, è una moto con dell'inclinazione di semimanubri, delle dimensioni ridotte tra pedane, sella e manubrio, quindi un concentrato per un pilota mingherlino che vuol divertirsi e dare il massimo in pista con questa moto. La moto è indiscussa, è una moto con alta tecnologia. Qui la Yamaha ha trasferito la tecnologia delle competizioni riportata sulla versione stradale. Una moto con la gestione elettronica della farfalla, dei condotti di aspirazione. È praticamente la moto da grosse emozioni. Averla provata qui in pista al Mugello ci ha dato veramente quelle sensazioni che un pilota vuole nell'utilizzo della pista. Quindi una moto molto stabile, sia in frenata che in accelerazione, un'ottima percorrenza di curva per questa moto. L'importante è quella che ti dà delle sensazioni, è una moto molto prevedibile, quindi non si scompone, copia bene tutte le buche e soprattutto tiene una traiettoria lineare sin dall'entrata che all'uscita della curva.